Allora, bene, buonasera, benvenuti qui a Palazzo dei Badeschi. L'appuntamento di oggi è di fatto un terzo appuntamento di questa serie di quattro concerti dedicati all'esecuzione e quindi all'ascolto dell'opera Omnia per tastiera di Dušek. Mario Bartoccini ha registrato in prima esecuzione in tempi moderni l'opera Omnia per la Brilliant e abbiamo anche Cofanetti appunto di 5 CD qui con noi. E lui stesso poi ci parlerà del programma, dell'autore. Il programma di oggi abbiamo pensato anche di inserire un altro autore che di fatto è stato il maestro di Dušek, quindi un po' questo titolo appunto il maestro dell'allievo, anche per capire un po' la sua musica, da dove viene, insomma, poi lo stesso Marius ci farà capire ancora meglio dal punto di vista storico musicologico la questione. Ringrazio come sempre il Comune di Montecompari per la disponibilità della sala e vi invito a controllare che i telefonini siano spenti o silenziati e non aggiungo altro, Marius è pronto e lo accogliamo con un calorosissimo applauso. Perché prevederà anche alcuni piccoli brani che non sono presenti nei CD e prevederà anche poi appunto un piccolissimo ampliamento come quello di oggi. E, di Dušek immagino che sapete già tutti, non vi voglio annoiare. E, per quanto riguarda il concerto di oggi, avremo un concerto con le sonate standard, utilizzo un termine generico, abbiamo le sonate centrali che erano delle sonate che potevano essere dedicate sicuramente ad alcuni allievi, non quelli più bravi, oppure i nobili, ricordate quello che dicevamo l'altra volta, ovvero lui, Dušek, non ha scritto solo per, come posso dire, per progredire dal punto di vista compositivo, scriveva ad uso e consumo, quindi quelli più semplici per i nobili che erano meno abili alla tastiera e poi sono quelli più difficili che non penso agli allievi più bravi. Qui abbiamo una via di mezzo, non abbiamo Dušek quello strabordante, non abbiamo Dušek molto innovativo, ma troviamo in questi brani comunque un gusto molto interessante, un incrocio di stili che andrebbe così ascoltato e capito perché nel suo piccolo rappresenta comunque un'unità stilistica veramente molto singolare. Oggi ci sarà anche l'esecuzione di due brani di Wagenseil. Wagenseil è stato il suo maestro quando andò a studiare a Vienna. È molto interessante l'aspetto perché se Dušek è stato il primo a portare a Praga, quindi in tutta la Boemia, in realtà anche nell'impero del nord ovviamente, e il gusto per il fortepiano e per il nuovo classicismo, ecco, possiamo dire che lo ereditò proprio da Wagenseil. Wagenseil a Vienna insisteva moltissimo, tant'è vero che faceva fare a tutti un po' di fortepiano, e questa cosa poi si tramandò perché sia Dušek che i suoi allievi addirittura dicevano che se non vuoi provare il fortepiano non ti faccio lezioni, una cosa del genere, ecco, quindi erano abbastanza così direzionati verso questa cosa. Ed è interessante notare perché secondo alcune nozioni storiche una delle prime esecuzioni allo strumento a martelli, quindi al fortepiano, sembra essere attorno al 1768 a Londra con Johann Christian Bach, che è stato uno dei primi, ma sembra, io ho letto ma non ho approfondito in maniera specifica questo argomento, che in realtà a Vienna lo facevano anche un po' prima, quindi siamo attorno al 1655, proprio nella scuola viennese nell'area di Wagenseil, quindi sicuramente Wagenseil ha fatto insomma qualcosa per questo tipo di strumento. Brevemente poi vi lascio quali sono le influenze di Wagenseil e Dušek, ma in realtà abbastanza poche, troveremo alcuni elementi ma molto nascosti, sembra che Dušek da qualsiasi maestro che ha preso poi ha assimilato e ha diciamo trasformato in maniera molto personale, quindi non troverete dei legami strettissimi. Queste musiche
soprattutto di Wagenseil, sono le musiche che hanno una forte appartenenza al mondo clavicembalistico, se vogliamo, forse sono troppo generico dire questo, si vede che c'è ancora un linguaggio in fieri. Sono tuttavia delle composizioni che ho scelto che credo che risultino abbastanza bene su questi strumenti. Il suo linguaggio così prettamente clavicembalistico si sente ancora di più, quindi ho cercato così di evitarle. Per questo ho finito, buon ascolto e grazie ancora per essere qui. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
bis allora e cambiamo autore, cosa dite? E chi? Non riesco a leggere il nome. Dai. Thank you.
faccio anche il era Haydn o Mozart? Non riesco a leggere. Dai, su. Ma dai. E sembra, no? Ma adesso vi faccio di questo primo tempo di questo sconosciuto. Dai, dici che è segreto. Tiro le chiavi. Thank you.
l'occasione per invitarvi domani, che abbiamo un concerto molto particolare perché è la prima volta in tutti i nostri 2000 concerti ne avremo fatti in cui ascolteremo il clavicordo, che è questo strumento qua. Clavicordo, clavicordo. Adesso non so in olandese come dirà. Non è mai, cioè, abbiamo sentito tanti strumenti particolari, serpentoni, sackbut, flauti dolci di tutte le tipi, cioè, la prima volta è messo Giovanni De Cecco, ci sono un bellissimo programma su questo strumento, tra l'altro un strumento particolarmente bello. E niente, tutto qua. Grazie ancora Marius, bravissimo.